Il 19,6%. In Sicilia sono 59.000 i posti di lavoro persi negli ultimi 5 anni nel settore dell'edilizia, dato legato alla crisi delle imprese, in tutto 600 quelle fallite nello stesso arco di tempo, un circuito vizioso nel quale trova terreno fertile il lavoro nero e il pericolo di infiltrazioni mafiose all'interno del settore. Per avviare una prima ripresa la Regione potrebbe sbloccare 7 miliardi disponibili da investire nelle infrastrutture e per la messa in sicurezza, rilanciando così l'edilizia, evitando il collasso del comparto e delle industrie ad esso collegate. Noi pensiamo che bisogna in un qualche modo intervenire. Bisogna intervenire sapendo che c'è una criticità, appunto quella che evidenziava lei, il bilancio di questa regione è ridotto al lumicino, l'impugnativa di oltre mezzo miliardo di spese, la scelta di tagliare tutti gli interventi sullo sviluppo. Ora, noi non siamo contenti, anche se qualcuno magari ci accusa di essere quelli che difendono il vecchio, che difendono l'assistenza, non siamo contenti di questa situazione e abbiamo suggerito al governo Crocetta di intervenire a monte, perché se la logica è quella di gestire l'ordinario senza una fase programmatoria, non andiamo da nessuna parte.